Io ho impostato il timer per le luci soltanto un paio d'ore, 2 o 3 ore nel pomeriggio quando è buio, ma oggi è il 6 dicembre, è Mikuláš, quindi accendiamo l'albero. Yeah! In pratica, per chi non conoscesse questa festività, diciamo, deriva da una tradizione ungherese. La notte del 5 dicembre i bambini devono lucidare i propri stivali perché durante la notte passa Mikuláš, San Nicola, che sarebbe un po' il Babbo Natale della situazione, che riempie appunto gli stivali con doni. E quindi tradizione 6 dicembre, farsi un pensierino. È una cosa che ho apprezzato sempre tantissimo, soprattutto quando ero più piccola, perché a differenza dei miei coetanei ricevevo i regali sia il 6 dicembre che il giorno di Natale. È una tradizione secondo me molto carina, anche solo per il gesto, poi si rifà comunque alle mie radici ungheresi, ho deciso di continuare questa tradizione anche qua a casa, anche se stamattina sono da sola perché Mr. Cibi ancora non è tornato a casa da lavoro, ma a parte questo volevo mostrarvi che cosa c'è sotto l'albero. Wow, a parte le luci non c'è niente sotto l'albero. No, vabbè, scherzi a parte. Io il mio pensierino, Mister Cibi, l'ho fatto. Adesso quando tornerà a casa lo spacchetteremo insieme. In realtà io gli avevo già fatto un pensierino, però era con me quando è arrivato e l'ho aperto, quindi ho aggiunto una piccola cosa per fargli una sorpresa, insomma, a me piace stupire le persone. L'altro pensierino che gli avevo fatto è questo orologio di Daniel Wellington. Ha il quadrante da 40 mm con sfondo nero e il cinturino in pelle. Se non sbaglio, Sam Mavis è simile a quello che avevo già io, solo che il mio è più piccolo, con lo sfondo bianco, insomma, un po' più da ragazza. Gli sta piacendo tantissimo. Sono contenta perché di solito non porta l'orologio, mentre questo lo sfoggia molto volentieri. Classico, sia per uscire che per tutti i giorni, lo trovo veramente molto molto bello, sempre così con il quadrantino oro rose gold. Tra l'altro sul sito Daniel Wellington per il periodo natalizio stanno facendo un sacco di sconti e promozioni, assieme anche a bracciali nel caso degli orologi da donna, da uomo c'è anche il secondo cinturino, insomma trovate diverse offerte, vi lascio il link in descrizione. Se volete risparmiare qualcosa in più potete aggiungere il codice CB15 con cui avete un ulteriore 15% di sconto. Spulciamo il giorno 6, sono troppo curiosa. Io parto sempre dal fondo perché è quello più facile, no? Da ricercare. Oggi la vedo tosta. La vedo tostissima. 7, 7 che è proprio in cima. Ah, non ci arrivo, sono troppo tappa. Eccolo. No, vabbè. Lean Matcha Green. Quindi dovrebbe essere un tè con il matcha. Questa è la citazione di oggi. Mentre il tè è con oolong, cannella, zenzero. Oddio, non mi viene in mente che cos'è il fennel. Comunque non c'è il matcha qua dentro, da quanto ho capito. Oh sì, matcha powder, il 2%. Beh, chiamare Lean Matcha Green quando c'è il 2% di matcha e ad esempio il 20% di oolong tea. Comunque, giustamente uno potrebbe chiedersi: ma che senso ha fare i regali sia il 6 dicembre che Natale, oltre il lato consumistico, diciamo, della faccenda? Beh, è proprio una tradizione diversa perché il 6 dicembre è San Nicola, il Babbo Natale della situazione, mentre per Natale i regali li porta il Bambin Gesù. Quindi sono, diciamo, due tradizioni diverse, due festività differenti. Mia sorella mi aveva girato un link di un articolo in cui parlava approfonditamente di San Nicola, di questa tradizione, magari ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione. Ma quanto è bello questo angolino! Filmerei sempre qua se non fosse per la mia faccia. Perdonate, però è prima mattina. Tra l'altro abbiamo anche il calendario di mia madre da rovistare. Che cosa ci sarà nel numero 6? Vabbè, io non ce la faccio ad aspettare Mr. Cibi, anche perché doveva essere a casa già da mo' e invece non c'è. Dovete sapere che io adoro i Babbo Natali. Babbo Natale della Lind. È arrivato un paccone che aspettavo da Osho, quindi lo apriamo insieme. Pensavo ci fosse una protezione in più perché alla fine il pacco è semplicemente in cartone, cioè si poteva bagnare, potevano rovinarsi le cose dentro. Vabbè,
È morbidissima. Aspettate che facciamo veramente. Oh. Allora, questi calzini, come vedete in fondo, hanno la faccina di un gattino e anche le orecchiette, se no sono semplici a righe. Oh, sono antiscivolo, hanno dei bottoncini tipo in gomma, solo che qua in casa il pavimento non mi piace, quindi tengo sempre le pantofole. Costerebbero 5,99, io li ho pagati meno perché c'era il 20% di sconto su tutto. Adoro, sono morbidissimi, dovrebbero essere quei calzini classici da casa, super super morbidosi e niente, li adoro, sono in ciniglia. Questi in realtà sono come dei calzini però un po' più strutturati, vedete c'è un bellissimo cervo, io adoro i cerbiatti, i bambi, quindi mi ricorda molto, molto quello. Anche questi sono super pelosetti, morbidissimi. E hanno i piedini anche qua in gomma. Quanto sono adorabili. Questi avrebbero un prezzo di 9,99. La chicca che attendevo, perché volevo metterla subito in casa oggi, visto che è festa qua. A prezzo pieno veniva a 45,99, invece io ho pagato tutte e tre le cose, 45 circa. Ed è una vestaglia con il cappuccio unicorno, ovviamente. Sempre cose molto sobrie, come, come la mia felpa col cappuccio pandoso. E adesso sarò unicornosa ed è super super soffice. La parte interna è leggermente più ruvida dell'esterno, che è proprio tipo peluche e mi piace da matti. Il cappuccio è bianco, il resto è tipo glicine. Sembra forse più grigio dalla videocamera, però in realtà non è solo grigio. C'ha una punta di lilla. Sono o non sono la più unicornosa della casa? Mamma mia, lo adoro, è morbidissimo, è non lunghissimo, come vedete arriva sopra le ginocchia, alle tasche, cioè alle tasche, no è troppo troppo carino, è super super cute. Corrieri temetemi, d'ora in poi verrò ad accogliervi in questa mise molto fatalosa. Rendiamoci conto, questa sarà la mia nuova faccia quando inizierò i vlog, perché avrò sempre addosso questa cosa morbidosa e bellissima e calda. Tra l'altro non so per quale motivo le maniche hanno l'elastico. Adoro. Serata comfort food, perché sì, me lo merito e ne ho bisogno. Ho fatto una cotoletta con paprika piccante di pollo e ho cotto le patate in due modi diversi. Queste le ho impanate come la cotoletta e queste sono lisce, semplici, solo salate. Intanto ho già indosso la vestaglia con l'unicorno che mi piace da matti, e tutto prima che giro in casa con questa vestaglia tipo saltellando tutta felice. Adesso mangio mentre mi guardo un nuovo programma che ho iniziato a guardare su Netflix. Si tratta di una crime story. Sono tornata in fissa con le crime story, in particolare true crime. Ho guardato la serie The Keepers, che mi è piaciuta e allo stesso tempo mi ha fatto molta rabbia, e appena finita quella mi è stato consigliato The Staircase, quindi sto guardando quello. Poi magari in un video dedicato ve ne parlo più approfonditamente. Adesso mangio se non si fredda. E infine è arrivato anche il regalo da parte di Mr. Cibi. Guardate che meraviglia. A parte la copertina, che è molto molto bella, si dovrebbe trattare di un thriller psicologico. Io di questa autrice avevo puntato The Corset, ma non l'ho ancora preso perché costa un tantino, quindi sto aspettando la versione paperback. In Italia penso che sia stato tradotto soltanto questo, ma mi ispira ugualmente tantissimo. Tra l'altro non so se riuscirò mai a farlo vedere con una mano, ma appena lo aprite c'è questo, cioè intrigante. Spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto, io sono molto contenta perché oggi è ancora San Nicolas, quindi sono molto contenta, è un po' tipo Natale in anticipo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!